mamma. Queste sono le persone che il biologo americano Dawkins definisce immorale far venire al mondo, un peso per la società e per le famiglie. E pensare che queste immagini, questi visi, facevano parte di una campagna mondiale del marzo scorso proprio in difesa delle persone colpite dalla sindrome di Down, contro qualsiasi discriminazione nei loro confronti. Ma quale discriminazione è peggiore dell'ignoranza e della cultura che scarta persone come cose? Ma forse Dawkins non se n'è accorto, impegnato com'era a teorizzare le sue idee che ricordano un inquietante e nero passato. Il video si intitola Cara futura mamma, non aver paura. Paura, naturalmente, di mettere al mondo un figlio Down. Cosa c'è infatti di immorale in tutto questo? Lo abbiamo chiesto al direttore di Repubblica Salute, Guglielmo Pepe, che ha risposto alla provocazione del biologo statunitense. È immorale, come dice Dawkins, mettere al mondo un bimbo Down? No, assolutamente no. Posso dirlo con cognizione di causa perché ho una sorella Down con la quale insomma ho vissuto e vivo dei momenti bellissimi ed è sbagliato il concetto di base, pensare che una persona Down sia gravemente malata, per cui consiglierei anche alle donne che si trovano in queste condizioni di valutare per bene prima di prendere una scelta, di consigliarsi con le persone care, con le persone esperte, di non sentire nemmeno i miei consigli, ma quelli soprattutto di chi da una cattedra, dall'alto di una cattedra, crede di stabilire chi deve venire al mondo e chi no. Quindi non ci sono vite indegne di essere vissute? No, assolutamente no. Non ci sono vite indegne di essere vissute. Noi ora ci meravigliamo dell'ignoranza di Dawkins, ma dovremmo chiederci anche da dove nasce e se non sia il caso di rivedere l'appoggio che la nostra società ha dato alla cultura della selezione e della morte.